Eccoci qua, storie di vita, storie di motori con Gianni Giudici. Ciao Gianni, grazie per esserci tornato a trovare. Ciao. Sei in forma? Formissimo. La scaletta ce l'abbiamo. La scaletta, scaletta aspetta, devo averla parte, la, scaletta. la cosa bella è che con Gianni non esiste una scaletta perché si parte da un foglio bianco, da un tratto e si parte. Allora tu vorrai parlare delle gomme della Formula 1, della Ferrari, della Mercedes, di questa lotta a distanza, bravo uno, cattivo l'altro, in realtà no. Eh, io invece voglio partire da chi è stato, secondo te, da quando tu hai calcato le piste, con uh, la, il tuo modo di intendere il motorsport, è molto particolare, chi è stato il pilota più stronzo che tu hai conosciuto? Te fuori dai giochi, chiaramente. Ti devo dire che in pista, intanto uno che ha il coraggio di andare a fare la visita medica, di esporsi al giudizio degli amici del bar e che scende in pista, secondo me merita eh, ogni tipo di rispetto. Ho conosciuto tanti deficienti fuori dalla pista, ma in pista ognuno esprime se stesso, ci sono momenti in cui l'ardore e poi le interpretazioni, perché una volta pensavi di avvalorare il tuo eventuale coraggio, la tua destrezza, oggi invece tu finalizzi il lavoro che viene fatto da altri. No? poi vai a Barcellona a fare i test e arrivi secondo addirittura. Dimmi che differenza c'è tra essere secondo dietro Bottas e aver fatto dei disastri sull'AS, eccetera, eccetera. La macchina. Parli di Giovinazzi? Parlo di Giovinazzi. Quindi vedi che è accaduto in passato che i piloti che l'anno prima hanno vinto il campionato, l'anno dopo cambiando marca, riuscissero a non qualificarsi. L'automobilismo è cambiato sicuramente in meglio poi viene recepito male da quelli come me e come te, perché noi siamo ancora ancorati a questi concetti oramai di, eh, che non sono, più, non sono più in auge, il coraggio, la capacità, la staccata. Io ricordo che ai tempi se ti facevi passare in staccata da qualcuno stavi lontano dal bar per 15 giorni, poi il well, brombilla ti girava in giro. No? Era un'onta, no? Dalla... Dalla... no, Dalla... no? E poi, in staccata sca... ti passava sempre, ti faceva segno di no, poi passava, faceva di quelle cose che non c'era intero. Questo è un ortodontismo diverso. Se tu pensi che questi ragazzi guidano con sette motori di dietro, il Kers che si apre e non si apre, devono guardare la televisione che hanno sul volante, c'è su tutto: fallo passare, non fallo passare. Addirittura il nostro amico, quello delle moto, che ha detto che non c'era scritto dietro, che c'era. Cioè siamo arrivati a però è un autobudismo molto molto migliore di quello dei nostri tempi. Addirittura adesso abbiamo questo carnevale delle gomme: uno prende il pennello e le vernice di viola, ma tu sei sicuro che quelle viola sono viola e non sono delle bianche verniciate di viola o viceversa. Tu sai che pensare male si fa sempre bene, per esempio. No? Se io avessi una fabbrica che produce milioni di, di auto e che devono essere necessariamente gommate, chiamo la Pirelli, il gommista, e gli dico, sapete cosa c'è di nuovo? Che da oggi in avanti le Fiat, le Alfa Romeo, le Maserati, le Ferrari monteranno delle gomme d'anno. Perché tu mi stai dicendo eh, in maniera velata che la, la, Pirelli, la, la Pirelli secondo te ha fatto qualcosa che non doveva no, fare? No, no, non lo so, non lo so. Però no, che, no, non tanto per la colorazione delle gomme, ma la per la nuova mescola che è stata utilizzata nell'ultimo anno Premio. No, no, dopo pensiamo... A capo della Mercedes non ci sono due educande, ci sono la Volpe e il Lupo, o il gatto e la Volpe, chiamano come voi. Uno è addirittura è proprietario di azioni della Williams, quindi conflitto di interessi lì sarebbe, è proprietario di un'agenzia che gestisce i piloti. L'altro è un fenomeno del trasformismo, che neanche i politici italiani sono capaci di fare quello che ha fatto l'Aula. Compagnia aerea, governo austriaco. Gli stai facendo un complimento o lo stai criticando? No, 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 però non crediamo che la Madonna o che Gesù Cristo è morto dal freddo, suo papà faceva cioè il falegname, aveva il legno in casa, quindi eh, è un automobilismo diverso da quello di prima, però a capo della Mercedes ci sono due personaggi che non sono stati né premi Nobel per adesso e non sono stati neanche beatificati. Ho capito, però tu eh, domani la scuderia Giudici entra in Formula 1 e deve far gestire il team. Tu super parte stai no, fuori e no, guardi, no, metti solo i soldi. Chi no. prendi? La coppia Arriva Bene eh, Marchionne Ma o, prendi, o Ma prendi? Non scherzare, oggi si va la per, per sottrazione. lo gestisco io perché sono più capace. Ma mettiamo che tu non hai voglia di sporcarti le mani, chi pigli di quelle due coppie lì? Anzi, ti ci metto dentro anche la coppia di Red Bull. Ti metto Helmut Marko e Ma. Horner. E io prendo si la coppia Red Bull. E coppia Bull. Attento che la coppia del Bull ha meno responsabilità delle altre, perché gli altri devono vendere automobili. La coppia del Bull vende delle, delle latine, abbiamo letto l'altra volta: dei derivati di una droga, perché è cominciata che era una droga fino a prova contraria. Oggi la coppia del Bull non ha problemi, se no avrebbero interrotto l'ordalia tra i due pilotini, i due torelli. Col raggio gli avrebbero detto deficiente, tu stai dietro, tu stai davanti. Invece gli hanno lasciati fare perché. Vendono emozioni, non a caso sponsorizzano sport estremi, aeroplani che passano sotto i ponti, gente che si tuffa con l'elicottero, gente che si tuffa nell'atmosfera. La Red Bull ha una filosofia gestionale del proprio brand che è diversa. Non devono vendere automobili oppure rappresentare la nazione, vendono bibite che sono eccitanti e i ragazzi si riconoscono, vedono queste cose. Guarda che bravo Verstappen! Guarda che bravo Ricciardo, guarda così se tu fatto nel cielo senza un po' la caduta, no? Però tu mi segni che quando non vinci a lungo andare poi il, il marchio e il pilota eh, ne risentono. Franco, eh? Franco, Franco. Era impossibile non fermarli. Hai la radio, gli dice, "Oh scemo, tu stai dietro, deficiente, tu stai davanti. Invece loro hanno questo non ti dimenticare che hanno comprato scusate stai. sono una piccola postilla visto che io corso per lui eh. quando dice o è scemo o è deficiente quelle robe lì in radio ti arrivavano davvero eh. <ride> alle 4 ore alle 6 ore di misano o è scemo stai lì che stai vincendo per cui, scusa, sono di, realtà di diverse ovviamente eh, sono portatori di valori diversi io non sono scandalizzato a loro piace vedere i loro torelli che riempiono il teleschermo con queste zuffe che poi sono zuffe in realtà no? Se tu invece fossi alla Ferrari, non puoi permettere ai tuoi piloti di cacciarsi fuori da quella maniera lì. Lo fanno una volta, poi li chiami, gli compri un biglietto per casa e li mandi a casa. No? Eh, L'automobilismo è cambiato molto, molto, molto. A vedere quella lettone lì che si apre, non si apre, si apre lì, si apre, è una cosa che non sta nel cielo intero, ovviamente. Che un campionato del mondo, che una gara, sia decisa dalla scelta delle gomme e non dalla capacità del pilota, è scandaloso, secondo me. Poi io sono abituato a pensare male perché sono nato in questo mondo dove c'erano scappati da casa, gente che ha guidato le giaguate alla rapina al treno di Londra, che poi sono diventati manager di Formula 1 fino alla contraria. Per cui più o meno è vera questa cosa, anche eh, c'è qualcuno che. forse qualcuno che. Non sono io certo che eh, posso valutare, la, però era, si era una, Mi pare che anche adesso non siamo molto lontani. Questi personaggi sia che abbiano la barba, sia che non ce l'abbiano, non vedo... A me piaceva vedere il pilotaggio, oggi il pilotaggio non lo vediamo. Quando andavamo a Monza e ci mettevamo in curva, vedevi arrivare Jochen Rindt che col volante faceva delle cose. Adesso arrivi, vedi arrivare uno che ha una macchina telecomandata, poi se sei dalla Red Bull ti inventi una frenata estrema. Ma se sei dalla Mercedes non puoi inventarti una sbattuta, perché quando l'hanno fatto l'anno scorso Rosberg e Cosa non è andato bene. No? Non so se mi sono sì, spiegato. Sì. Io ammiro molto quello che sta facendo la Ferrari, perché si è rialzata da sola, stranamente con dei personaggi italiani, Binotto, eccetera, eccetera, mi fa molto piacere. La coppia di piloti, secondo me, meglio assortita è quella della Ferrari, perché Raikkonen oggi non è inferiore a quell'altro. Poi Raikkonen si è tormentato, è tormentoso, si chiude in se stesso, però fa delle cose strepitose, non gliene gira giusta una, eh? Mai quella mai, è la sua caratteristica Ogni non... energia è giusta una, però ragazzi. Ehm, io ho visto questo ragazzino di Monte Carlo fa cose stupende. Tenete presente una cosa però, è vero che non ci sono più le prove in pista, ma tu sei sul simulatore tutto il giorno e provi a te stesso tutto senza il pericolo. Quindi la tua guida si affina. Non è vero che il simulatore non serve a niente, il simulatore serve e come? perché tu guidi una Formula 1 con tutti i feedback della Formula 1 senza il pericolo. Fai un bel coda e dici cavolo che scemo, ma non vai all'ospedale, non hai la caviglia rotta, non ti chiama la banca per dirti guarda che hai picchiato, eccetera, eccetera. No? Quindi questi ragazzi, come è giusto che sia, perché il mondo è cambiato, questi ragazzi imparano molto dal simulatore. Il simulatore non è quello che usiamo noi per giocare e fare le scommesse, tanto è vero. Che ci sono dei campionati col simulatore oggi. Tanto è vero che molti piloti, Michelin per esempio, sono stati eh, attenzionati attraverso i campionati col simulatore. Michelin che sta andando molto forte nel, nel TCR arriva da collegare lì col simulatore. Il ragazzo che non aveva dotti economiche, la Toyota stessa ha promosso diversi piloti attraverso il simulatore. Io ho un'opinione perché il simulatore è come la bambola gonfiabile. Vabbè. Per la mamma gonfiabile ha di bello che non parla. <ride> sì, sì, sì. Nel simulatore qualche verso lo non, non fa, no, no, più o meno simile. Sì, tu sì, hai visto sì. i simulatori veri, l'app peso per aria, sì, sì, sì. quello eh, di Dadale. è una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa. meravigliosa. No. Non tutti riescono a utilizzarlo però... però evidentemente... Non si può eh, scandalizzare e dire i miei tempi, non è vero? I miei tempi, infatti i miei tempi, se volevi chiamare la fidanzata, dovevi andare, in un telefono a gettone, mettere le gettone, dietro ti dicono fai la svelta, la chiamavi, dove è la carta? Non c'è, uscite. invece adesso col telefonino lo localizzi. E non va bene questo, localizzarle perché non si sa dove sono andate, no? a parte le battute, è un automobilismo diverso. Quello che è successo a Grosjean l'altro giorno, tu ti ricordi, due anni fa Alonso aveva inventato questo sorpasso su quella curva lì all'esterno. Era andato a vedere le Formula 3 e l'ha copiato. Grosjean l'ha copiato e guarda che cosa è successo. Non ti spaventa il fatto che Grosjean, l'abbiamo rilevato anche in trasmissione. Per due volte in due grandi premi ha perso la macchina da solo. Come ti Grosciano ha genere? una costante eccezionale. Fin da quando era oggetto dell'attenzione di Briatore, Grosciano nelle categorie minori faceva le stesse cose che sta facendo adesso. È stato un grande piede. Credo che adesso il piede l'abbia perso perché fuori di strada dietro ti metabolizzi la negatività. No? Grosciano avrebbe bisogno di un, quello lì di Balotelli, Raiola, che lo mette su una. Gli dà due schiaffi e dice: Guarda, che sei il Non è che buttiamo via le gare continuamente così perché sta buttando via delle, delle grosse occasioni. Piede, è che il piede ragazzi ce l'hanno tutti in Formula 3 adesso, in Formula 1. Non è vero che tu arrivi in Formula 1 solo perché hai il papà ricco. Arrivi in Formula 1 hai il papà Dopo, quando in mano la macchina devi fare qualcosa. No? È vero, il papà ricco ti facilita le cose. Ci mancherebbe. Però oggi quei ragazzi lì vanno forti a tutti. Tanto è vero che Magnussen scomparso adesso davanti eh, quello lì Ericsson ogni tanto si fa vedere mm -hmm. i due della Red Bull non sono male i due della Toro Rosso non sono male ho paura che siano gestiti un po' a, a viva il parroco però per esempio non sono male Gaslini ogni tanto fa delle cose interessanti no? okay. poi il problema è che quando sei quando sei dietro dovresti avere qualcuno che ti dice andiamo davanti ma andiamo davanti senza fare danni poi bisognerebbe, noi parliamo, io parlo perché sono al bar con te, bisognerebbe conoscere le segrete cose delle case e poi questi regolamenti che sono cose, rompi il motore e parti di dietro, non puoi cambiare questo, tre motori, cinque motori, questa ipocrisia del risparmio. Ma se spendono cifre disumane, non le spendono lì, le spendono dall'altra parte, 22 milioni a fare un, un simulatore, eh, le gallerie del vento. I modellini, tutta questa gente vestita e le hai visto che roba le ospitalità? Nei condomini ormai? Ma non è più il no. Formula 1. Se tu vai a vedere il Bren Pen è la stessa roba, lo scimmiottamento. È no? proprio così. Io ho visto domenica a Monza un campionato che mi piace molto, LMS, ma Sono impazziti, spendono di più di, di cucina che non di macchina. No? Evidentemente la macchina è un accessorio. Eh? Alla fine con soldi di... che non ci sono più, perché i soldi nostri sappiamo tutti da dove venivano, adesso non ci sono più. Tant'è vero che in Italia, domenica, poi Riccardo, che in Prato GT c'erano due pellegrini, uno scappato da casa, un cane lupo, e correvano in categorie diverse. Categoria cane lupo, categoria pellegrini, categoria scappato E hanno vinto casa. tutti, mi hanno vinto tutti. Certo. E hanno vinto tutti. Tutti contenti. Con un pilota di Formula 1 che è riuscito a arrivare dietro, un fisichello è riuscito a arrivare dietro. No? Addirittura c'era qualcuno che tentava di arrivare quarto, poi non gli è riuscito, è arrivato terzo, per scaricare la Zavorra. Ma tu ti rendi conto che siamo diventati matti tutti. Non è più una gara Perché sennò velocità. la gara dopo avrebbe avuto più. Si è fermato all'ultimo giro Barucca con l'Audi e questo qui si è trovato terzo. Gli tocca tenersi la Zavorra. Così impara. Perché è quel deficiente che ha fatto i regolamenti, te lo dico io. Sono sì, quelli lì sì. di, di Roma, no? quelli con la giacca blu e con su scritto XAI qua Torniamo subito, tra un minuto torniamo a stare di Motori con Giudici. Ben ritrovati con Gianni Giudici a Storia dei Motori. Gianni, eh, tu prima hai svicolato la risposta sui piloti deficienti, anche quelli fuori dalla, fuori dalla gara, cioè fuori dalla pista. Piloti deficienti, visto che non mi hai risposto in pista, vabbè, dici concesso tutto più o meno, ma siamo stati tutti valorosi, siamo tutti valorosi quando andiamo in pista. Però fuori ce n'è qualcuno che ti senti di ricordare anche perché fare noi insomma non ci fa male a nessuno, alla fine. Io. Ammirazione per tutti quelli che ho visto in pista, eh, ognuno con i suoi comportamenti, con i suoi limiti intellettuali, con l'educazione, con le provenienze. No? Io ho corso con i contrabbandieri, ho corso con gli ex drogati, ho corso, so, corso con un fenomeno, Vinicio Salmi, che ha dato del filo da torce ad Agostini e andava forte in Formula 3, no? Ho corso con chi, quando si levava il casco, gli veniva il parrucchino e stava pelato perché si incollava il casco. Chi c'era dell'altro no, Non posso dire. Non puoi dirlo? Non posso dire. Dimmi solo le iniziali. No, Vabbè. non sta bene. Ho corso con della gente che tu non ti puoi immaginare, con dei fenomeni. Ho corso con Vittorio Brambilla, si rompe la leva del cambio, si ferma prende un cacciavite da Giuseppe, torna su, lo pianta dentro nell'asta e riparte con la March Formula 2, con il cacciavite, possa arrivare il cambio. Cioè, e ha finito la gara, chiaramente. Brambilla avrebbe finita prendendo le mani. No? Anche spingendola, capisci? Eh, L'Artura che tu vai qui, l'Artura è, è stato un fenomeno come guidatore, l'Artura è stato un fenomeno come guidatore, oltretutto eh, autodidatta perché poi quello che pensava lui era giusto. Ma Secondo lui era giusto, capisci? C'era uno solo che faceva coppia con lui, che era Mario Andretti. Quando ho fatto coppia io e lui, se ti, se ti dico la verità... Tu e tra... Mario tu, o tu no, e Arturo? No, io, io e Arturo, abbiamo corso in coppia insieme. Sai qual era il problema? Lui è alto così, al posto guida. Sì, ma sai perché? Io non arrivavo al volante. Io Come che guidava sono... Lui guidava eh, lui? E lui guida, sdraiato, con la testa sotto, a due braccia da coso. Da lui toccava il volante e io, quando salivo, poi lui gli specchietti li faceva per lui. Però l'Arturo è un grande, 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 grande guidatore. Avesse avuto il mio cervello, sarebbe stato un grande campione. Invece, lui è stato un grande campione. Però mi stai dicendo anche che in quegli anni eh, contava forse un filo meno essere anche dei tecnici, al di là del fatto che di meccanica per male che mi hanno aspetta, tutti, aspetta. Però... No, aspetta, no, aspetta, il problema è questo: invece: che eravamo tutti ignoranti. La barra, la barra, io non ho ancora capito adesso cosa serve la barra antirollia, no? Quelli che capivano di barre e di molle avevano dei vantaggi. Il Brambilla che si guidava la macchina, se la finanziava, se la portava in pista. E, se la faceva anche. La come, sì, no, eh. come tutte le cose. Ci vogliono, perché siamo rovinati in Italia? Non conta se vince i 5 Stelle. È che sono incompetenti, questi devono stare a casa, al circo. Si è mai lavorato in vita loro. Ma tu gli dai l'economia italiana. Il paese. Hai sentito quella fenomena lì che mette le pecore nel, nel parco e così mette a posto l'erba? Sì, sì, la raggi, è vero. quella lì mandatela da me un paio di giorni che è andata indietro regolare, no? <ride> tagliare. queste qui le pecore. Questa qui c'è in le pecore, ti rendi conto? Sì, sì, ho sentito. Chi è che le porta le pecore? Chi le va a prendere? Ma eh, non non so, lì faranno, faranno gli un bando. Ma tu ti faranno rendi conto? Ci proponiamo? Ma tu hai, hai delle ci... bisarche, eh? andiamo con le bisarche dei giudici. Io più che la pecora è un altro animale che mi piace. <ride> Amore, ma a parte le battute, ma ti rendi conto? adesso questi se vanno al governo il PIL pensano che sia un gelato loro io sono terrorizzato, e poi ma non è se sono di destra o di sinistra se sei uno scemo di destra seri un sceno scemi dateci qualcuno che capisce qualcosa scemi centrati qual è l'insegnamento più grande che hai avuto dal diciamo la, la tua luce il tuo riferimento è stato Bramilla lo citi sempre no. per cui no ne hai avuto uno però, non voglio dire di, di maestro, ma un qualcuno che ascoltavi più degli altri, ammesso che tu ascoltassi no, qualcuno. Io, eh, bravo. Io, ho tutti. io ho ammirato tutti, anche perché era un automobilismo dove non potevi emergere se non avevi il piede, il piede. adesso parliamo tanto di soldi eccetera, no? c'è della gente allora che è riuscita a venire a galla, anche io, per carità, poi sono stati avvalorati da altre cose. Però, e, Brambilla lavorava tutto il giorno prima di guidare la macchina. Brambilla, scusate se cito sempre, non ne posso citare mille di personaggi. Che, alcuni, qualcuno aveva un giro di donne di, di piacere. Una certa aggiuntore diceva: Namo qua da pagare gomme, le localizzava sull'anello sì, sì, sì. sulla corda anulare. E poi ripassava e andava a comprare le gomme. Tu che non parli di qualcuno di questa zona qua? No, no, di Roma. Di, di Roma, Roma, di Roma. Eh. questa zona qui aveva i contrabbandieri. E quella delle pecore, vedi alla fine si è questa zona qui avevamo i contrabbandieri. Sì. E eh. allora si portavano le sigarette no? avanti e indietro. E quindi c'era l'allenamento, c'era l'inseguimento, eccetera. Ma mh, non torniamo indietro. Questo è un motorismo diverso. L'unica cosa che io non sopporto di questo motorismo è: le... ma datemi un treno di gomme uguale per tutti e basta. Non verdi, gialle, rosse, no? È una cosa che non... E poi il bop, il bop è una cosa da depravare, sai cos'è il bop? Il balance su performance. Ah, scusami, sì, sì, quello che citevi prima. Ma tu hai vinto e io ti metto 50 kg sulla testa. Sì. Questi sono patti squilibri. Infatti hanno rovinato l'autonomismo. Il sistema di valori che ha portato anche tu quando sei arrivato, vincere e perdere. Adesso no, adesso devi essere politicamente appoggiato, telefoni a Roma, minacci di non partecipare, hanno talmente pochi iscritti. Per cui va bene che cosa vuoi? 10 kg di meno, va bene 10 kg di meno, l'altezza della macchina. Poi aspetta, aspetta, fanno il balance su performance, sulla tua macchina sale un cretino che si chiama Mullikens e stabilisce che la tua macchina va troppo forte e bisogna farla andare più piano. E se me la picchi è deficiente. Vengo a casa tu, fammi provare tua Chi, moglie. Cosa fa fare. questo Mulligan? Se fa veramente quel ruolo lì, può provare no. tu? No, nei campionati sì. c'è stato un momento in cui si faceva il, il bilancio delle prestazioni. No? Sì. L'organizzatore diceva, questo mio pilota prova le macchine di tutti. E vede poi come vanno. Ma tu sei scemo, io vengo a casa, provo le mogli di tutti e poi dico, non questo è non, male. non è male. Questi sono scemi. No. Quello che non abbiamo più coraggio, questi sono scemi. Questi sono scemi, quelli lì che sono lì a Roma col contratto, vanno avanti e indietro. Ma Mattarella se ora che si stanca, li butta fuori dalla finestra, li mandi a lavorare. Ho oh, mai lavorato nessuno di quelli lì: eh? tutti, credo. Nessuno Ma mandateli a lavorare, fare. porca miseria. Fate un governo. Mm chiamatemi io vado, metto in posto due o tre cose e non uso le pecore per tenere in ordine la città. <ride> Giustissimo. E tu ti rendi conto? Sì, sì, assurdo. Poi se ci sono i depravati mentali, la pecora gli vengono delle idee, eh sì, eccetera. Le eh, pecore, poi le cacche, che era l'altro animale <ride> immagino che tu... Stavi, stavi immaginando Beh, prima. Le prima hai citato eh, Leclerc, Giovinazzi, ci mettiamo anche Ocon, ci mettiamo Sirotkin, ci mettiamo Stroll. Parli delle giovani leve, delle nuove leve che non vanno per niente male, però alla fine evidentemente Leclerc qualcosa sta dimostrando rispetto a Giovinazzi, perché tu è prima, Giovinazzi è un tema... Ascolta, non do giudizi, tanto non lo conosco, no, però, quello ieri che, ha fatto una cosa quello che mi dici quando vai su, anche se è una macchina che è un ieri cesso, ieri ha fatto una cosa memorabile, la perché non l'ha fatta con le altre macchine allora, e questo qui si volta, Leclerc non si volta. Chi vede la replica sta dicendo giudici che nei test dopo il, il gran premio no? eh, in cui ha comunque quella che è andato bene. Giuvinazzi è andato, è andato, è andato mh, assolutamente bene. Con la il cronometro di... ha detto bravo, bravo, bravo. No? Però eh. quando è andato sulla macchina ha fatto ecco, due errori ecco, spaventosi. Questo qui, questo monegasco, qui del quale non ho conoscenza, però mi sembra che abbia tanta consistenza, ma tanta il duello con Alonso. Poteva anche finire male a un certo momento, l'ha lasciato andare in un altro modo, cioè è, è consistente, il mm. risultato. Io però ho letto uno dei tanti commenti su Facebook che non amo, eh, chi, chi mi segue sa che non lo amo, ci siamo ma non è il mio modo di eh, comunicare, però un commento intelligente che ho letto dopo l'ultimo Gran, Gran Premio è stato eh, questi di Liberty Media o comunque gli organizzatori non capiscono che noi di una certa età, queste macchine non le amiamo ma siamo si sono levate le donne dalle piste esatto i giovani, i bambini, i giovani ragazzini eh, proprio se ne strabattono le palle assolutamente esatto, di questa Formula 1 per cui la, questa Formula 1 per chi la stanno facendo è una domanda molto logica non mi ricordo un amico che aveva scritto il commento però ha ragione non sembra che non la facciano per non interessare a nessuno non i interessa dati di ascolto nessuno. su TV8 meno di un milione Ascolta, la cosa più bella era il motociclismo, adesso con la storia delle gomme che il motociclismo sta, sta perdendo di valore, no? Adesso poi andiamo sul, sul discorso moto, però voglio eh. una tua riflessione su questo discorso, A per bene, chi le stanno facendo queste La Formula 1 non mi interessa, la strategia, l'undercut, io non ho ancora capito bene cosa è l'undercut. Ma neanche loro che ne parlano non hanno capito. L'undercut, quei tre imbecilli lì che fanno i commenti, lì è una roba disastrosa, no? Disastrosa, sono disastrosi, disastrosi. Non è Formula 1 quello che raccontano loro, ci cioè sono solo le due ragazze che sono bravine. Però questo tra fatto... l'altro ti do un gossip eh. mi hanno riferito di, un, di una litigata nel paddock di, delle due ragazzine loro due insieme ma pesanti, eh. litigata pesantissima approfondiremo, sonderemo ma c'è del... sulle... della ciccia quando sono sullo sgabello eh, di a parte le battute non è Formula 1 Rientri e perdo la gara perché non si, non si è evitato il bullone, ma come? Mi sono fatto un mazzo della Madonna, sono tre giorni che sono qui. Eh, non faccio sesso perché sono sempre lì a fare atletica, eccetera, eccetera. E poi perdo perché quello hanno stato il bullone. Ma io divento matto. No? O magari io, perché devi praticare l'assetto l'ha bagnato e, no, e non c'è un warm-up. Le gomme viola, quelle gialle, quelle rosse, ma neanche al Carnale di, di Viareggio si fa una roba che genere. Tu mi devi dare quattro gommacce, le varie, tutta tutte parte l'aerodinamica si tagliano le gomme il carbonio ma leva la strada aerodinamica no, no? Ma basta un pezzettino di carbonio più è difficile si... guidare meglio è più è difficile no. guidare la casa automobilistica deve promuovere la sua capacità di fare potenza consumi e, 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 efficienza affidabilità basta e poi metto su Bobiese metto su Brambilla metto su Andretti e vediamo chi è più bravo con i curvoni non questi sei marce giù, 8 giù. 8 su, nella tua scuderia, nei tuoi due musei che sono a tutti gli effetti dei musei, hai delle macchine che fanno un rumore così scandaloso come la Formula 1? Attuale c'è una macchina che fa quel rumore lì, forse la mini. Quella lì è masturbazione. Adesso gli hanno fatto il rumore della manovra. Non si può correre. non corriamo, Attenzione, prendiamo in esame una cosa, smettiamo di correre. Serve a è esatto. a chi serve, serve? a qualcosa, una volta si diceva che dalle corse si trasferiva alla produzione, adesso è il contrario esatto, dicono loro che sia il contrario esatto, abbiamo questa formula elettrica che a me piace moltissimo a livello di guida, ed è una negazione di tutto perché la formula elettrica è antitutto, perché a monte hai la centrale, a valle lo smaltimento, in città hai i generatori, eccetera, eccetera. Ma lo spettacolo non cioè La cosa più bella che ho visto ultimamente è stata la gara di Alonso e in di Annapolis, che è stata eccezionale. L'ultimo sorpasso vero che ho visto io è quello di Weber a Radiona, Spa, a Cosa. Sì, Adesso sono tutti sorpassini, non è che sono sorpassoni. Ricciardo, che è il più bravo di tutti a fare quelle cose lì, fa i sorpassi come si devono fare davvero. Gli altri si prendono dentro, guarda con e Verstappen. Perché nessuno gli dice, guarda come è piccato la macchina, io ho perso dei soldi lì si vede che c'è un giro che dà soddisfazione a tutti, come mm -hmm. il calcio. C'è la ragione, come si chiamava lì, il presidente, Lì, culo di cura quello là, gioca quelli lì, non si capisce più niente del calcio. Prima c'era Sivori, Angelillo, Boniperti, adesso non si capisce più niente. Sì, sì, oh, sì. Vero. Eh, tra l'altro tu hai parlato di... Eh, di, di boh, a volte non si capisce no? perché eh. facciano certe cose. Ti chiedo solo, se hai voglia parlarne, una, rifle una riflessione sul sull'indagine, c'è un'indagine pesantissima che coinvolge Monza. non più Monza no, eh. con sostegno da, dall'Inghilterra perché sai che l'indagine sì, si è ampliata le belle gioie. 80 milioni di euro che siamo sì, a mangiare ma non facciamo le belle gioie, è stato il nostro mondo ma non quello della moto o della macchina è stato il nostro mondo, no? è stato, lo, lo dicono le, le cronache. Sì, sì, l'abbiamo letto sui giornali la settimana scorsa. Mondo. Poi io non lui. so come sono andate le cose. Eccetera. Però pare che ci sia una manco dei, dei fondi io sono, stato a Monza, io sono stato a Monza l'altro giorno, mi ven a piangere. Tavoni, Maffezoli, La Vigo, Restelli, bella gente al quarti, ma sai che bella gente? Adesso vedi se mi in un lager, se andare in un lager, eh, non puoi andare nei box se non hai la tuta ignifuga il casco, le scarpe, le eh, ma sei diventato matto. Stiamo scimmiottando gli americani, ma gli americani hanno il problema del rifornimento con, con quei, quei carburanti lì. Ma noi andiamo lì per spendere, altri, perché una no, tutta costa 1000 euro, ragazzi. Il casco, tutte facce di gente scappata da casa poi, no? Perché fare il rifornimento. Io ho visto l'LMS che mi è piaciuto anche molto oltretutto, non c'è più ristorante a Moz. Andavi a Monza, ti sedevi, il filetto, il coso, adesso c'è solo il service e vai a spendere 200-300 mila euro, perché le macchine che c'erano l'altro giorno costano 200 mila euro a gara, l'LMP2. Ah sì, sì, non a comprarla, avete capito bene, eh, correre. Cioè e, e non sono espressioni di una casa automobilistica, sono macchine uguali per tutto, tu la compri, paghi, aspetta, ferma, compri la macchina e poi devi pagare il leasing del motore, perché te lo danno lì il lo dipende, il motore del cambio dell'elettronica. Come il MotoGP uguale, che devono restituire alle case. Ma magari. non scherzare, ma non scherzare. Il problema sono troppe, ma siamo in crisi, abbiamo pochi soldi, facciamo pochi regolamenti, pochi campionati. Invece hai tre macchine nel campionato lì, due macchine nel campionato là, cinque macchine lì, con Peroni tutti i campioni. Non ci sono mai tre persone sul podio perché in una classe c'è gente dei miei amici, telefonano, chi c'è in quella classe lì? No, allora vado in un'altra classe. E tanto fai la classe la TCR che è piena di macchine a partenza <coughs> sono in L'altro giorno al Clasteret c'erano le GT3, le GTK, le Silver e un'altra roba, due e le GT4 le GT4 e qui no? facevi poi no, C'è man... stato un equipaggio GT4 e GT3 correvano in due su due macchine, quindi si sono fermati <coughs> e si sono scambiati il pilotaggio. Tanto non c'era nessuno, ha vinto l'oro. Già tutti rendi conto. E da Roma nessuno si scandalizza. Tutto regolare. Quello che dico verificatelo. GT3 un Audi, GT3 un Audi unica in classifica e GT4 una Ginetta. E Ginetta non è un nome italiano, è un nome inglese. Non è una che va da via a tutti. Va bene, non è una della, di quelle della pecora della raggi, eh, no? esatto. Torniamo subito e andiamo a sentire qualche idea di Gianni Giudici sulle moto, sul moto mondiale. Miei cari amici, con Gianni Giudici, Storia di Motori. Eh, Gianni, voglio una tua riflessione invece su quello che sta succedendo nelle moto, eh, al di là dei risultati, il mercato, cosa ne pensi di Dovizioso? Eh, adesso, quando stiamo registrando, non ha ancora rinnovato con Ducati, però sembra che tutto lo porti a rinnovare, eh, a rinnovare con la casa di Borgo Panigale. Qualcuno, noi stessi abbiamo detto che c'è stata una trattativa un avvicinamento molto importante di Dovizioso con HRC, poi adesso, ripeto, in questo momento non sappiamo dove andrà, poi se vedrete la replica e il dove avrà firmato per Ducati sarà lì, però vorrei una tua riflessione, cosa avresti fatto se fossi stato... Se io stato fossi addoli. Ciabatti, Domenicali, eccetera, mi tengo Dovizioso ovviamente, ma nel dubbio mi prendo uno che va forte, forte, forte. O Restauro Lorenzo, di cui non capiamo le ragioni per cui non sta, non sta funzionando. Allora, Dovizioso ha fatto la storia della Ducati, no? Però io prendo uno che va forte davvero, prenderei uno che va forte davvero, perché la Ducati ha bisogno. Se è vero poi che la macchina è così difficile da guidare, e mi sembra strano che Lorenzo non sia capace di interpretarla, ma è successo a tanti altri: è successo a Melangelo, è successo a Valentino. Io oggi mi tengo Dovizioso a tutti i costi, ma come seconda guida che prenderesti? Uno che, oh, che va forte tutti quegli altri, no? Va forte tutti quegli altri. Eh, io mi tengo a Lorenzo. Sì. Lorenzo Lo tengo 15 giorni in un giardino con un bel cane lupo, eccetera, eccetera. Perché il cane lupo? È e terapeutico. Perché, perché Lorenzo, per si fa, Lorenzo si fa visitare da... La sua mente è visitata, perché uno che andava forte, che ha vinto i mondiali come gli ha vinti lui, che ogni tanto accende la luce e poi lì di dietro c'è qualcosa che non va bene no? e per quel poco io ho avuto dei rapporti con la Ducati sai che avevo fatto la squadra di Superbike sì. no? l'ingegner Bordi ho un'ammirazione enorme per Paolo Ciabatti per Domenico, mi sembra strano che non riescano perché adesso abbiamo, non è più come i tempi di Valentino non andava eccetera Adesso questo qui va, Dovizioso va, perché quell'altro non va quindi non è un problema di motto perché Dovizioso del quale penso che non avesse le stigmate del grande campione come si è adattato e oggi ha fatto le cose i due sorpassi. Certo, l'ultima sì, sì. di terra che Market. Perché è. attenzione, è l'unico che si oppone a Market perché quando sì. arriva a Market si inginocchiano tutti, l'unico che si oppone a Market è dovizioso. No? Io però prendo uno veloce perché voglio sapere fino a che punto è veloce la moto, e stranissimo. O Lorenzo è finito e allora lo mandiamo a fare il bagnino a Riccione. eccetera, eccetera, o Lorenzo vale ancora qualcosa. Attenti. Il problema è, insomma, Valentino a mio avviso è stato il più grande di tutti, no? è il più grande in tutti i sensi, eccetera, eccetera. Oggi ho detto che secondo me è e Valentino perché non fa il market, perché è passata la sua stagione. Non è bravo, è bravissimo, è lì, e però perché non fa il market anche lui? Io non so come è messa la moto per carità, no? La moto penso che non sia. E la, mot la motocicletta è una di quelle cose dove il talento... O ce l'hai o non ce l'hai. E lì vanno forti tutti. Però lui, forti. Dici, lui talento ne ha, però gli, evidentemente il talento è ba può darsi che basta, che ha finito lo champagne, mm. può darsi che abbia il talento, abbia finito lo champagne. Che è abbastanza naturale, no? credo nel motorsport come tutti gli altri sport: età, è età, io ogni volta che lo vedo, non dimentichiamoci quando ci svegliavamo per vedere le cose che faceva Valentino, ha fatto delle cose altro che Vestap, mm. era un Vestap intelligente, un Vestap di grande livello, eccetera. No? Oggi se gli piace andare avanti benissimo, credo che abbia i suoi riscontri anche economici, eccetera, però lui deve fare Market, quello là cade, si rialza, e va, quello là ha qualcosa, se dovessi mettere in, in concorrenza i due scelgo sempre Valentino, quello che ha fatto Valentino, Market deve correre, però... E magari gli manca moltissimo, e che... fa delle cose. Oh. Giovedì in trasmissione... No la gara quando è partito di dietro 4 sì, sì. secondi a giro più veloce degli altri eh. fa Quella paura ora, insomma lì no? non puoi raccontare le balle lì non è la moto Beh. di più perché Pedrosa non è uno che va piano questo qui lo asfalta no? certo. il che non so, Iannone eccetera così. ogni tanto fanno perché le... tu sei causa ed effetto di te stesso quindi Lì davanti mi hanno fatto tutti, 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 non c'è nessuno che. mi dai una tua idea su Vignales? Perché giovedì, eh, scusa, martedì in trasmissione è uscita una, una riflessione interessante da parte di Emilio Perez, che è un giornalista storico del motomondiale spagnolo di Barcellona, del mondo deportivo, che gli ha detto: eh, gli detto ma che, che cosa pensate in Spagna di Vignales? Perché alla fine l'anno scorso sembrava fosse Beh, destinato a vincere tutto, il mondiale, no? Perché è fantastico. Valentino. Poi eh, c'è stato un passo indietro dal punto di vista della, eh, del, del telaio a livello tec tecnico ci sono state delle rivisitazioni, no? Anche perché la... Valentino c non era contento, c'è stato qualche casino. Franco, che... ci sono delle malattie infettive. Quando tu vinci, la tua autoreferenzialità, la tua autostima si innalza. Quando perdi non te ne accorgi, è come una malattia che ti viene sotto pelle, cominci a perdere, ti abitua a perdere. Poi, adesso abbiamo inventato questa storia che giudichiamo le corse come se fossimo vigili urbani quando io a vedere un incidente. È giusto che questi ragazzi si confrontino malamente. Me lo fai una volta, la seconda volta ti butto per terra. Con il muso duro. Eh, Valentina, invece di lamentarsi, doveva restituirgli la cortesia e era finita la questione. Perché non è, lo sport del, del motore è una, una posizione di volontà avversa, Clausewitz. No? Non è che se li prego passi ho saputo che sua mamma non sta bene come sta la signora Luisa Marquez lo sta dimostrando a me Marquez piace un po' un pochino con quel sorriso lì un po' ipocrite eccetera, però <ride> ragazzi quello che fa con la moto ma tutti quelli lì vanno forte, tutti, tutti. ma se fossi italiano Marquez ti piacerebbe di più fammi capire se non è una questione perché il sorrisino, cioè lui è piace. la fotocopia di a Valentino me piace. di quando aveva 18 bravo, anni bravo. Eh. a me piace, Valentino ancora adesso mi faccia rivedere qualcosa anche lui no? faccia qualche fuoco d'artificio se no apre una scuola, ah no, ce l'ha già, per ecco, capisci? Penso che lui sia attraversato anche da tante altre eh, argomentazioni, no? Ma tutti vanno forte. Petrucci. Se Petrucci avesse un manager, è uno che è pronto a fare lo. Cioè, non va bene Vergani allora, gli stai stai Il mio stai... amico Vergani, no? Non ha va bene mi... Vergani. Ma Vergani è un bravo ragazzo, lì ci vuole un disgraziato. Ci vuole nostro un Pernet, per <ride> il nostro amico Pernat, il nostro Pernat, hai capito? Il nostro Pernat è il numero uno al mondo, secondo me. No? Sa tutto di tutti, tutto, anche le cose che non si devono sapere. Sposta le pedine come vuole lui. Pernat è un mago, è il, è il Raiola. Tra l'altro, sai che è notizia proprio di questi giorni che tornerà con MV in un programma Moto 2, no? Con un MV che sarà motorizzata Triumph, tra l'altro. Io, tra altro. io <ride> mi auguro che, ma quando noi vogliamo. Eh, Domenica ero invitato a una manifestazione. Non vado perché, dopo una certa età, eh, vuol dire recitare se stessi. Se tu non hai dei giovani che hanno competenze e capacità, stai dicendo un marchio fantastico eh, coniugato con un motore che non c'entra niente, con un team raffazzonato. Gli auguro le migliori fortune. Io sono entusiasta di quello sta facendo la KTM. Invece, questi qui arrivano da Motocross e sono inventati le moto. Poi dipende dalle gestioni, ovviamente. Tu hai visto quest'anno la Sauber, l'anno scorso dietro, adesso Leclerc l'ha portata davanti. Cos'è cambiato secondo te? Ebbene c'è il marchio Alfa Romeo, è diventato un Alfa Romeo. Ecco, questa è l'unica cosa brutta che... Però si vede che quel ragazzo lì ha portato... La gente lavora di più, lavora con più, con più entusiasmo. Quando vedi la tua macchina che è davanti, è come vedere il tuo figlio che si laura, Quando vai alla tesi di laurea di tuo figlio, dici cavolo. Io a ha mai potuto. Sì, sì, sì. Scende la cribuccia. No Padova mai potuto vedere. Sì. Non hai fatto finire la domanda su Vignales, poi ti lascio andare. Eh, Emilio Perez ha detto: eh, di Vignales abbiamo un'idea che è stata quella che avevamo avuto quando era arrivato Polizio Spargarò, quando è arrivato Rins Cioè l'idea che: attenzione, ha detto proprio Emilio. Arriva Polizio al motomondiale, vedrete che farà Sfacelli Arriva Alex Rins, vedrete che farà Sfacelli, arriva eh, Vignales, vedrete che farà in realtà. Lui ha detto testuali. L'unico che ha dimostrato veramente di arrivare e spaccare il mondo è stato Marquez. Gli altri, evidentemente, tutti bravissimi piloti, però probabilmente non abbastanza per diventare Franco, dei black. Credo, 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 perdonatemi. L'automobile ha quattro ruote per terra. Questi ragazzi qui vanno a 300 all'ora sul dritto 3, 40, e quando 4, 3, 50, 340 ehm. capi Rossi Mugello. Quando sbacchetta la moto, tu dici: aspetta, che giro dopo. Se invece sei quest'altro qui, il nanetto di spagnolo, cade, la moto sta cadendo, lui gli raccompa con il ginocchio e la tira su ancora. Quindi questo qui ha più voglia, ha più, più entusiasmo. Quando tu prendi una, una pauretta qui, una pauretta là, cominci a venire giù e dici, ho sottosterzo in rettilineo, mi dà fastidio il sellino, perché noi piloti, noi piloti, no, voi piloti trovate sempre delle scuse. no? E Vignales probabilmente ha detto, ma chi me la fa fare? Tu compri la prima casa, cambi la prima moglie e ne prendi un'altra, vai in giro con la Ferrari, eh, ti fai il museo con i tuoi caschi, adesso c'è la malattia dei musei con i caschi, se faccio io il museo vedi che fotografia che metto fuori, ma non con le macchine. E questi qui arrivano a un momento che, e poi dopo Hope, perché il vero problema che hanno loro non sono le moto, è Marquez, il vero problema è che, pensa a Pedrosa che non dorme la notte. Però, sai che secondo me Pedrosa ormai alla fine è talmente tanti anni che ne ha uno sempre più forte insieme eh. che, ormai, allora, che ormai si è abituato. Tu pensa quando vai a letto e quello lì ti, ti spolvera tutte le volte, tu diventi matto. No? Eh, sì, pesante. Non e quando arriva la fine della stagione che devi riconfermare il contratto e ti dicono vieni qui perché è meglio avere te che non dai fastidio. È più o meno quello che ha detto Carlo Fiorani, eh, il compagno ideale per Marquez ha detto esatto. Martedì da noi. Hai eh. capito? E questo è il discorso, no? Triste, sì. E poi sono tutti eroi, beh ragazzi, andare sulle moto non è come andare sulle macchine. No, no, è vero. Quando piove su una moto, non scherzare. E poi adesso gli hanno rovinato i campionati, la gomma dura, la gomma morbida, la pagliacciata della partenza là con quello là. Là da solo gli altri, tutti di dietro. Ma non ho mai visto nessun tipo di campionato al mondo nella visto storia. Solo Come? che il pubblico del motociclismo è un pubblico molto più sanguigno, molto più vero. Io ricordo che quando si correva a Imola, alla mattina presto Gino Misano, che era un finanziatore della GV Nation Cup, apriva la finestra, se pioveva erano rovinati. Allora Agostini diventava, non, non accettava più di essere socio. Tu vedevi all'ingresso, all'uscita dell'autostrada il successo della manifestazione. c'era la coda che c'era. c'era la coda uscita dall'autostrada, la collina piena, la collina bagnata. Certo. Ma era la gente che stava lì tre giorni sotto l'acqua a guardare il motociclismo. Non è così l'automobilismo. No, non poi, è qui da noi forse. E no, poi quindi, finiamo. Eh. Ma chi capisce qualcosa di automobili? Ha vinto il pilota o ha vinto la gomma viola? Ha vinto il pilota. Fucsia. Fucsia. Super soft che io non ho ancora capito bene. No? <ride> Cosa ne pensi di te? È l'undercat che mi chiede. e mi... cosa ne pensi invece della. Tu concedi l'esterno quando. Sì, io concedo l'esterno. No, ma tu, ma tu ti rendi conto. E chi siamo in mano, già? E i regolamenti, e le ripartenze, ma le ripartenze, ma la, la, con la safety car lì. Virtual safety car. Ma quando correvamo noi in macchina, c'è mai stato la, la gente moriva, le mettevi da parte e gli passavi di sopra. Se non vuoi morire, stai a casa, stai a casa, compri il, la Coppa del Nonno e mangi il gelato. no? lo dico sempre, è come andare al casino a perdere e poi esci e ti danno indietro i soldi l'alo, ma tutti sì, l'alo, non si vedono più bello. i caschi perché secondo te se parte una molla un'altra volta invece di centrare l'alo qui, lo centra qui non, non succede ah. la stessa roba l'alo hai ragione, sono sempre ragione. assolutamente d'accordo con te Gianni grazie per averci dedicato il tuo tempo ci vediamo spero presto se avrai voglia Complimenti per questo abito. Chiedo a tua moglie. Quanto, quanto è al minuto? Che tariffa hai detto che ci facevi al minuto? No, ma Quanti da... minuti mi ha fatto? Dai, sono d'accordo son con tua moglie. Sì, no, ci stiamo detto con quella cifra ci fai al minuto. Guarda Beh. che non mi piace il tuo, tuo dopo Barba. Te lo cambio, usa quello che vuoi, ti faccio io, ti rimetto lì tutti, usa quello che ti piace. Scusate, scemo davvero, eh. non sembra che scemo ciao, davvero. <ride> ciao Gianni, ciao a tutti voi. Scriveteci, eh, che poi io gli dico tutto quello che voi scrivete. Ciao. No, merito niente, eh. scusa. No, te lo dico, te lo dico.